Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi il Borgoldi LC, l'ultimo rilasciato dalla Jans. Sono qui in anteprima, come ben sapete, sono loro partner e ho la possibilità di avere i contenuti un po' in anticipo rispetto alla data, diciamo, di rilascio ufficiale per tutti, quindi sfrutto questo un po' di tempo per portarvi la presentazione in modo che possiate vedere i contenuti, che possiate gustarveli per bene, per diciamo ponderare un ipotetico acquisto. Insomma, è una cosa che faccio da parecchio tempo e ok. Allora, vi dico che questo DLC, appunto, ripeto, sarà disponibile dal 10 marzo, costerà 7,99 euro, contiene 7 attrezzature ed un trattore che non serve appunto che vi dica qual è perché lo state già vedendo per bene. Allora, io l'ho testato, ci ho dato un occhio, ho guardato tutti i contenuti, io adesso qua vi ho preparato tutto quanto, perché come ben sapete voglio essere preciso, visto che sono contenuti a pagamento, dovete sborsare i vostri soldi, voglio che la presentazione sia il più completa possibile in modo che possiate vedere bene cosa andrete ad acquistare, quindi per chi è interessato a vedere eccetera, insomma avrà una completezza della presentazione, insomma totale, che vi farò vedere veramente tutto quanto, non sto qui a far vedere uno sì, uno no, faccio vedere tutto come sempre. Voglio un attimo fermarmi per fare un discorso, un attimino che è sempre il solito per quanto riguarda i DLC, perché continuo perennemente a vedere commenti, DLC inutile, cose già viste, qua e là, su e giù. Allora, i DLC ragazzi sono espansioni. Sono espansioni che vanno ad abbracciare un brand, vanno ad abbracciare un certo tipo di attrezzature, vanno ad abbracciare anche, come è stato per il cotone, un certo tipo di pubblico, un certo tipo di persone che possono apprezzare queste cose qui, come ho fatto lo stesso ragionamento nel appunto DLC del cotone. Ragazzi, noi che viviamo nella realtà europea, che viviamo nella realtà italiana, eccetera, queste cose qui sono impensabili e qui siamo in un simulatore, quindi una cosa che simula la realtà. Dobbiamo pensare che ci sono realtà molto più diverse delle nostre, ci sono persone che giocano in territori dove queste attrezzature sono all'ordine del giorno, quindi come ben sapete la Jans accontenta un po' tutti quanti e questo è quanto. Il DLC nessuno vi obbliga a comprarlo, c'è chi lo compra per curiosità, c'è chi lo compra per collezione e c'è chi non lo compra. Il link è in descrizione, o alla fine della presentazione dovrete considerare se vi piace o no, se comprarlo o no, e basta. Questo è quanto. Non c'è nulla di utile, nulla di inutile, non è questa la questione dell'utilità. Questo è un contenuto extra, chi lo vuole, chi lo apprezza se lo compra, e chi non gli piace lo lascia lì. Questo è il discorso. Comunque, ok. Bene, qui state un po' vedendo scorrere l'artiglieria pesante. Io ovviamente ho comprato tutto quanto, ho già preparato tutto pronto per i test, ragazzi. Qua siamo veramente in una realtà mostruosamente grande. Io mi sono perso via a guardare tutti gli attrezzi, a guardare tutto quanto. Veramente, beh, dico un attimo subito una mia impressione, la qualità è veramente esorbitante, mi sono perso via appunto a vedere tutti i dettagli, tutto quanto, perché credetemi, sono delle attrezzature mostruose, sono delle cose immense, veramente hanno delle metrature di lavoro pazzesche, e poi anche comunque come sono articolate, come sono sofisticate. Sapete che poi io sono curioso perché la simulazione dà la possibilità di vedere cose che nella realtà, se non si va oltreoceano, non si vedono, e veramente mi sono perso via a vedere tutti, cioè sapete come sono fatto, quindi mamma mia, un lavoro strepitoso, ripeto, sotto il punto di vista tecnico, strutturale, veramente molto
molto molto molto molto bello. Quindi niente, allora io prima di passare un attimo a farvi vedere bene tutto quanto, andiamo un attimino allo store che vediamo un po' tutti i contenuti. Andiamo ovviamente nella sezione per marchi, così sto prima, eccolo qui il Borgolt. Ho anche ovviamente curiosato nel web, sono andato nel sito ufficiale della Borgolt, ho letto anche tutta la storia dell'azienda, del fondatore, tutto è molto interessante, se volete darci un'occhiata andatevela a leggere perché è bello, insomma è stata interessante. Quindi, diciamo il DLC si sbraccia ovviamente, come un attimo potete anche ben aver visto dai fact sheet, dalle anteprime, poi ovviamente si può vedere anche nello store Jans su seminatrici e coltivatori, poi c'è anche un sarchio, comunque questo è il target dell'attrezzatura. Partiamo, allora, abbiamo praticamente delle seminatrici che sono composte da due parti, c'è una parte, diciamo, il carrello dove vengono, diciamo, ospitati semi e fertilizzanti, poi abbiamo l'apparato seminante che è questo qui che va agganciato insieme. Questo qui è il mi viene quasi da ridere a dirlo, è il più piccolo dei due, è da 23 metri e 2, la potenza richiesta è di 500 cavalli. Qui ho provato ovviamente agganciati agli RX, ho qui il 6,20 e di là ho il 5E, non mi ricordo più cosa ho preso, se il 5,70 o il 5,20, comunque se ci attaccate il Big Bud andate anche meglio quello da 1000 cavalli, perché sono attrezzi veramente tosti da tirare e quindi ci vuole una buona cavalleria. Guardate che l'RX con l'attrezzo questo qui più grande da 30 metri tira le cuoia il 6,20. Comunque ok, questo abbiamo appunto quello da 23 metri e 2, semina, frumento, orzo, avena, colza, soia, rafano ed erba. Non abbiamo nessuna configurazione, ecco qui, poi ovviamente andremo a vederlo nel dettaglio. Qui abbiamo il suo air cart, vedete che è quello che si aggancia a questo qui, ok, eccolo. Cioè, ragazzi, un bilico per portare semi e fertilizzanti alla seminatrice, mamma mia. Configurazione, abbiamo le doppie ruote solo posteriori o appunto tutte e quattro, ecco qui. La capacità è di 33.475 litri totali. Questo è il fratello maggiore, quello da 30 metri e mezzo, vedete potenza richiesta sono 600 cavalli, colture seminate sono sempre le stesse, nessuna possibilità di configurazione, cioè mamma mia ragazzi, pensate dal vivo vedere usare una roba del genere, mamma mia. Qui abbiamo l'Air Cart, quello più grande, sempre per agganciare questa qui, da 45.810 litri. Ecco, qui questo non ha configurazioni, quindi è configurato standard già con le doppie, quindi questo è e questo rimane. Passiamo, questo è un coltivatore normale da 12 metri, potenza richiesta sono 480 cavalli, anche se andate sopra i 500 andate tranquilli perché è tosto da tirare, io l'ho agganciato sopra, l'ho attaccato al T9, ecco qui. Poi abbiamo un sarchio degno di nota anche questo da 21 metri e 3 con la possibilità della prolunga. Arriviamo a 27 metri e mezzo di sarchio, ragazzi, 27 metri e mezzo, pazzesco ragazzi, mamma mia. Ok, poi per finire abbiamo la seminatrice, che questa qui appunto ha
È tutta in uno, è un unico corpo, 240 cavalli di potenza richiesta, 8 metri. Io l'ho attaccato su un Challenger serie 800 perché è tosta anche questa da tirare, 7200 litri di capacità. E ok, non ha nessuna possibilità di configurazione. Qui dietro ci sarebbe un argano, un braccio vedete che c'è anche il gancio per diciamo usarla per attaccare i bags, spostarli, eccetera, eccetera. Però non sono riuscito a trovare, cioè credo sia fisso. Poi sparatemi se magari proverete anche voi il DLC e riuscirete a scoprire che si muove, però no, io veramente le ho provate tutte, ma non c'è niente da fare, non si muove e quindi rimane fisso, solo diciamo puramente estetico. Poi arriviamo al nostro caro John Deere RX, che penso sia il contenuto più apprezzato, più ghiotto per tutti quanti. Eccolo qua. 9RX, abbiamo tutta la serie, quello che parte appunto dal 4,70, 5,20, 5,70 e 6,20. Quello dal 4,70 al 5,20 monta il motore John Deere PSS da 13.500 centimetri cubici di cilindrata, poi dal 5,70 al 6,20 monta il Cummins 15.000 centimetri cubici di cilindrata. Ecco qui. Cingoli 3D, alleluia. E ok, basta, questo è tutto il contenuto. Ottimo, allora io qua, come vi ho mostrato prima, ho già preparato tutto agganciato, ho messo l'RX, il 620 alla seminatrice, quella lì più grande, poi ho attaccato l'altro più piccolo, insomma quello di minor potenza, l'altra seminatrice più piccola. T9 agganciato al coltivatore. Challenger 800 agganciato qui alla seminatrice, poi ho preso un RT per mostrarvi un attimo il sarchio. Sì, qua non ho niente da sarchiare, ve l'ho agganciato, poi ve lo apro, ve lo mostro un attimino e ok. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio i modelli, come vi ho un attimo anticipato all'inizio della presentazione, veramente notevole ragazzi, i dettagli dei modelli ci sono veramente mostruosi, sono fatti davvero bene, poi questi qui credo non sia neanche facile farli perché ragazzi hanno una componentistica di tubicini, tubi di qua, di là, destra, sinistra che è spropositata come ben vedete, quindi davvero mamma mia. Qui abbiamo il nostro RX, anche questo ragazzi nulla da dire, il modello è strepitoso, davvero ben fatto, molto 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 bello. Nulla da dire. Mancava per fare unplaying di John Deere nel 19, vedete anche qua il cavo d'acciaio per il traino, è veramente bello. Ragazzi, ormai la Jans ci sta abituando a dei dettagli stupefacenti delle mod e non servirebbe neanche più star qui a dire, commentare, eccetera, perché ormai abbiamo visto cosa tirano fuori. Guardate anche qua l'interno qua della plancia che ovviamente richiama il cambio power shift perché tutta la serie RX ha il cambio power shift. Non ce n'è nessuno vario. Ecco qui, quest'altra più piccola. Sì, voi direte sì, è esagerato, è grande, eccetera, ma ragazzi, noi siamo qui in Europa, ma ci sono alcune realtà oltreoceano, andiamo in Australia, in America, eccetera, dove appunto se non si hanno attrezzature di queste metrature, ragazzi, non si finisce letteralmente più. E quindi è come per noi usare una 8 file, una 6 file, eccetera, per loro questo qui è la normalità. Guardate anche i secchi sotto qui. Qui
sia sul layer card piccolo, tra virgolette piccolo, e l'altro c'è questo braccio laterale che ha praticamente un nastro trasportatore che serve appunto da qua, c'è una tramoggia nella terminazione, poi c'è il nastro che porta su e riempie tutto il serbatoio. Poi ovviamente quando lo andremo a testare vi farò vedere tutto quanto. Io ho già pronto il mio bilico, mezzo di semi e mezzo di fertilizzante. Cioè, veramente, in realtà funziona così, cioè la, per caricare le seminatrici vanno via con i bilici. Qui al coltivatore, molto bello anche questo. Guardate che tutta la circuiteria idraulica. Ecco qua la seminatrice, molto bella anche questa. Qua c'è il braccio che vi dicevo, però poi proverò di nuovo a smanettare su tasti eccetera, ma nell'F1 non esce niente, non secondo me è lì fisso. Bellissima anche questa. Guardate qua il blocco a secchi. Ok, qua abbiamo il sarchio, il mega, guardate ragazzi, lo finisce, cioè un bilico praticamente. Mamma mia. Questo è, vi ho preparato quello con l'estensione, quindi quello più grande. Anche una bella movimentazione, si snoda molto bene, quindi nelle manovre, anche in spazi stretti, a parte che chi compra questo di sicuro non avrà problemi di spazi stretti, comunque ok. Niente, bene ragazzi, allora io direi che possiamo anche andare a iniziare a provare la seminatrice. Io provo questa qui più grande, poi ovviamente quest'altra ve la apro, ve la dispiego, ve la mostro un attimino, però ovviamente funziona nella stessa maniera di questa qui e basta. Allora, vi dico già che comunque muoversi con un trattore snodato e con tutti gli snodi che ha anche questa, anche l'air cart dietro a far manovre, ragazzi, è un suicidio, è da spararsi. Quindi vi dico, mettetevi dritti e basta, non tentate di far retromarce, di posizionarvi, perché vi ammazzate. Il modo, diciamo, un attimo per sviare sta cosa sarebbe di staccare l'air cart e andare a caricarlo da solo, poi eventualmente riagganciarlo alla seminatrice se proprio vi incartate. Ovviamente, come vedete, sono complementari, si agganciano, si sganciano, quindi se vi trovate meglio fate così. Io adesso farò nel mio modo e vedrete che insomma risolviamo lo stesso. Bene, saliamo sul nostro 9RX, eccoci qua. Vediamo un po' gli interni. Qui. Qua non c'è movimentazione del joystick, delle marce, tutto fermo. Ok, avviamoci verso il nostro camion. Un attimo che apro l'F1. Ragazzi, già da così fa un po' di fatica a tirarsela avanti. E son vuoto, son vuoto. Io sto allungando al massimo la visuale, non riesco quasi manco a vederla tutta, se rimango a mezz'aria. Solo se vado giù del tutto riesco a vedere tutto il treno insieme. Mamma mia, guardate che, cioè, pensate, no, cioè, l'RX sembra quasi minuscolo in confronto a tutto l'ornamentario dietro. Fantastico ragazzi. Va bene, concentriamoci un attimo, che qua adesso, allora facciamo così, andiamo avanti dritti. Mettiamoci qua, ok, bene. Apriamo la copertura, che sarebbe ovviamente il dispiegamento del braccio di carico. Ok, vedete che in automatico già si apre la prima sezione di serbatoio, che è quella che ospiterà i semi. Ok, vediamo un attimo qua l'RX. Beh, siamo anche acceso tanto. E adesso andiamo sotto col nostro camion, già caricato. Allora, facciamo così, andiamo piano. Guardate che qua facciamo danni. Allora, andiamo un po' sotto con la motrice, così,
mettiamo la motrice dritta. Un attimo ragazzi che mi reffo, pazienza, che non sono abituato io a fare ste robe. Ok, qua mettiamoci in corrispondenza della tramoggia e tac, scarichiamo i semi. Qua si apre, vedete che carica già da solo. Qua arriva tutto. Boh, perfetto. A questo punto dovete risalire un attimo nel mezzo, spostare ovviamente la, il braccio. Tac, vedete che si apre quello del fertilizzante. A questo punto torniamo un attimo sul nostro Mac. Andiamo un po' avanti, posizioniamoci con la tramoggia dei fertilizzanti, cambiamo la, lato di scarico, ecco qua, perfetto, apriamo la tramoggia sul fertilizzante. E buon, perfetto, qua abbiamo fatto il pieno, abbiamo svuotato un bilico di roba praticamente. Andiamocene via. Boh, lasciamo qua il nostro caro Mac. Guardate che bello rosso così. Bello, bello. Perfetto, la nostra seminatrice ragazzi è carica. Ovviamente io adesso ho fatto questo modo qui con il camion. Potete venire sopra qua anche con i sacconi dei semi, però sta a voi decidere se star qua 8 anni prima di riempire tutto il coso con i sacconi, perché ce ne vogliono, fate voi i conti. E ok, comunque era per dirvi che potete anche fare quei sacconi, venire qua a buttare con la benna, a far come vi pare e piace. Vediamo un attimo che qui i dettagli del braccio. Veramente ragazzi, mamma mia, nulla da dire. Cioè, guardate che aiuto, dai, andiamo, ripieghiamo tutto, ripieghiamo il braccio. Qua si chiudono i coperchi e a posto, siamo pronti per andare a seminare. Ritorniamo di là. Ragazzi, sta facendo fatica, eh. Non è neanche aperto né niente, siamo solo al traino. E ho 620 cavalli. Aiuto, ragazzi. 20.000 di fertilizzante e 25.000 di semi. Ok, allora, volevo un attimo farvi vedere un po' come gira tutto quanto. Vedete che qua abbiamo sia lo snodo di sterzo che lo snodo, che lo sterzo anche delle ruote. Vedete che c'è un perno centrale e anche le ruote, diciamo, girano. Quindi questo per dirvi, che vi ho detto prima, che ragazzi, se iniziate a far retro con una roba del genere, basta. Quindi all'occhio, mettetevi dritti e buonanotte. Dispieghiamo tutto. Guardate che roba, un attimo che scendo. Scusate se è poco. Avete visto anche, poi è bello vedere l'ingegno che hanno avuto nel far sto attrezzo qua, anche come si piega, come tutto, cioè, mamma mia ragazzi. Ecco, questo qua è tutto il nostro ambaradan dispiegato. Andiamo a vedere anche un po' tutti qua gli elementi. Via, adesso RX, ti spegniamo per bene, accendiamo, giù e via. Anzi, metto l'helper che così mi va
po' dritto, che così riesco a farvi vedere bene tutto. Ovviamente mi sono messo anche in una mappa ad hoc per presentare questo DLC e per dirvi che guardate che dimensioni di campi abbiamo. Cerco sempre di simularvi anche la realtà nelle presentazioni, che così possiate rendervi conto effettivamente di quello che vi dico. Vi mostro un attimo il PDA della mappa, insomma, capite bene che guardate che metratura dei campi che ci sono, che dimensioni. E questo qui è anche uno, sì, siamo sulla media misura. Questa è la county line, per chi fosse interessato. Possiamo arrivare in fondo, così vediamo anche la manovra. Intanto ci godiamo il panorama. Ah, nell'RX mi sono dimenticato di mostrarvi che c'è anche la possibilità di allargare la carreggiata, che ve l'ho già allargata nell'altro di là, no, povero mostro. Inizia già a girarsi. Comunque ovviamente con tutti questi snodi si gira anche in poco spazio per la sua grandezza. Mostro anche un po' la fanaleria. Ho l'helper, non vi mostro, non posso mostrare niente adesso. Vediamo in fondo. Veramente sembra minuscolo l'RX in confronto. Vabbè, dai, licenzo ragazzi, che mi do la mossa, torno di là a mano, perché sennò veramente qua vado un po' per le lunghe. Mamma mia, che fatica che sta facendo, che fatica. Vedete, qui c'è anche lo stesso argano che c'è di là sull'altra seminatrice che vi dicevo, questo per prendere i bags proprio. Però vi ripeto, non sono riuscito a trovare nessun tasto, niente di niente, ho provato col mouse, dopo riprovo a cincionare sull'altra, ma non sono riuscito a vedere animazioni. Ok, eccoci qua, lasciamo un attimo qui tutto quanto. Bon, perfetto. Allora, ecco qua l'altro RX che vi dicevo, questo qui ha la carreggiata allargata. Ecco qui, vedete la differenza. Bene, vi apro questa seminatrice. Sound, ragazzi, uguale per tutte le serie degli RX. Adesso sicuro, mamma mia, adesso vado verso il coltivatore, un attimo che vado indietro. Aiuto! Eccoci qua. Mostro la fanaleria adesso che sono qui, queste sono le frecce.
qua, spegniamo. Vediamo un attimino, lasciate quattro frecce accese là. Tac, cavalli americani. No, no, veramente non voglio essere petulante, ma ragazzi, i dettagli, nulla da dire, nulla da dire. Bello, 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 bello. Andiamo a vedere un po' il coltivatore qui, facciamo qualche metro col T9. Col 565. Apriamo. Siamo. Fa la sua fatica anche lui, eh. Devo fare il conto di quanti cavalli ho messo in campo con tutti sti mezzi qua. Però over 3000. Andiamo indietro. Vedete che ci gira veramente poco spazio. Bella bestia anche il T9 qua, eh. Ok, buenos. Allora, qua siamo arrivati. Andiamoci qua. Siamo. Senza ammazzarci. Questo è più facile far manovra in retromarcia. Là, ok. Andiamo a vedere l'altra seminatrice. Questa qui. Che è molto carina, veramente bella così, tutta un corpo, 8 metri. L'ho messa sotto un 845. Questa mi è piaciuta davvero tanto. Adesso proviamo insieme, ragazzi, a smanettare. Vediamo se riusciamo a far muovere il braccio. Ma vedete che nell'F1 non c'è niente. Cioè, vabbè, non ho provato col mouse, con tutti e due i tasti, ma niente da fare, ragazzi. Il braccio lì penso sia veramente fermo. Fermo, non fa niente e basta, è solo figurativo. Eh sì, vabbè. Ok, andiamo a vederla un po' nel dettaglio, anche questa qui. Impressionante la quantità, ragazzi, di tubi, circuiteria. Mi piace, questo mi piace veramente tanto. Sì. Ok, quindi facciamo fare un po' di metri anche a questa. Accendiamo. L'ho già caricata, ragazzi. Vedete qua si aprono i serbatoi, i coperchi dei serbatoi
il serbatoio per i semi, poi si apre quello per il fertilizzante, che è questo qui più piccolo davanti, eccolo. Perfetto, indietro, occhio qui se lo usate con i cingolati perché c'è il timone molto 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 corto, attenzione. Ok, bene, abbiamo visto anche questa, quindi alziamo, spegniamo. Un po' di retro anche di questa. Ok, mi manca da mostrarvi il sarchio, vi mostro un po' l'apertura, vi mostro anche un po' la movimentazione che è interessante. Sarchiamo con l'RT, guardate come si sposta, che snodi che ha. C'è tua sorella, scusate ragazzi, un attimo. Questo per dirvi che nelle manovre vedete che vi aiuta davvero tanto. Bene, apriamo. Alla faccia del sarchio. Mamma mia, ragazzi. Guardate che metratura. Beh, lascio qua, tanto insomma sapete cosa serve, ma non finisce più. Molto bello anche questo, guardate. Quantità di denti a molla. Notevole, notevole, notevole. Ragazzi, veramente non ho nulla da dire. Nulla da dire. Ok, io ho terminato di mostrarvi tutto quanto. Questa è tutta l'attrezzatura. Avete visto un po' di che calibro ha questo DLC. Insomma, non è tra virgolette per tutti, nel senso, va usato veramente nelle realtà dove servono queste metrature di attrezzatura. Guardate, adesso mi alzo un po' e vi faccio vedere le dimensioni dei campi di questa mappa. Cioè, un attrezzo così è giusto, vedete che in proporzione al campo da fare è anche piccolo, capite quello che voglio dirvi. E basta, a questo punto, beh, le mie le ho dette, la mia impressione l'ho detta man mano, insomma, veramente per quanto riguarda i dettagli, la modellistica e tutto, nulla da dire, mi tolgo il cappello, è tutto un lavoro mostruoso, sono davvero davvero belli, dettagliati, mi sono piaciuti davvero tanto, poi anche sì, tutta la tecnica che hanno usato, eccetera, anche parlo dell'attrezzo proprio in sé, della costruzione, quindi mi è piaciuto, insomma, sapete che io sono curioso, guardo, mi piace vedere come risolvono certi problemi, diciamo, di aperture, chiusure, di sistemazione, eccetera, quindi niente, sotto questo aspetto, diciamo, estetico, DLC molto bello, l'aspetto, sì, di
non posso, cioè non so neanche io dirvi compratelo o non compratelo. Mi ricollego al discorso fatto all'inizio, ragazzi, è un'espansione, dovete valutare voi, vi è piaciuto, vi interessa, boh, compratelo, non vi interessa, non fa per voi, non fa il caso vostro, non vi piacciono le attrezzature grandi, non vi piacciono le attrezzature grandi, scusate, le realtà così grandi, eccetera, lasciatelo lì, insomma, dovete prenderlo per quello che è, come tutti i DLC. Poi, cioè, ovviamente, ragazzi, il contenuto più ghiotto per tutti quanti, che è la serie 9RX qua di John Deere, che è davvero molto bella. Avete visto, insomma, che modello hanno tirato fuori, anche questo, diciamo, completa tutta quanta diciamo, la gamma John Deere. Almeno per le alte potenze in Farm Simulator 19, e basta. Comunque, niente. Il DLC, ragazzi, è questo. Io spero vi sia piaciuto. Mi scuso se mi sono dilungato, ma come vi ho detto, ci tengo a mostrarvi tutto perché, insomma, uno quando ha finito di vedere la presentazione si è reso conto effettivamente di cos'è il DLC e di tutti i suoi contenuti, quindi può ponderare l'ipotetico acquisto e basta. A questo punto io vi lascio il link in descrizione, il mio link personale, che ovviamente fino all'uscita sarà un link di pre-order, e poi nel momento quando sarà passato ovviamente il 10 marzo diventerà un link di acquisto, quindi sarà sempre valido. Detto questo, passo la palla a voi, ditemi se lo comprerete, ditemi siate obiettivi per quanto riguarda il DLC, ditemi se vi è piaciuto, se insomma, per tutti i punti che vi ho mostrato, se in caso riuscirò ad aprire il braccio della seminatrice, se qualcuno ci riuscirà me lo faccia sapere, e basta. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!